Il nuovo Teatro Lumière è una sala nuova a Firenze che nasce in via di Ripoli a 231 nel popolare e popoloso quartiere di Viale Europa e Gavinana. È uno spazio aperto a tutta la città dove transiteranno, ma verranno anche prodotti spettacoli professionali con grandi artisti conosciuti dal pubblico e con giovani talenti di grande esperienza, però che si fanno valere in tutto il panorama teatrale nazionale e che noi riporteremo a casa perché sono fortemente legati al territorio. Sarà una sala dove appunto gli spettacoli transiteranno, ma nasceranno anche qui, e quindi un luogo aperto a 360 gradi, dalle prove alla messa in scena. Perché un nuovo teatro a Firenze? Beh, probabilmente perché in realtà non ci sono così tanti spazi per chi ha la passione, l'amore e il cuore di fare questa passione e di farlo veramente come mestiere, come lavoro e come vocazione, perché questa è la cosa principale. Gli artisti della prima stagione sono tutte personalità che hanno queste caratteristiche, sono artigiani della scena, sono persone di grande esperienza e sono soprattutto degli amici, delle persone di cuore. E infatti quando mi è stato chiesto di assumermi l'onere e l'onore di questa nuova avventura, di questo atto coraggioso, quasi rivoluzionario, aprire un teatro da direttore artistico, ho chiamato alcuni amici che hanno risposto subito entusiasticamente il loro sì. E devo dire che mi hanno anche molto commosso in questa adesione a un progetto che vuole essere la base di una comunità teatrale, sociale e culturale, dove l'artista incontri il pubblico, dove possono nascere idee, progetti e nuove opportunità. La nostra prima stagione, appunto, si aprirà a novembre, il 5 e il 6 novembre, con uno spettacolo che arriva da Roma, dove è stato addirittura 4 anni in cartellone, ha girato tutta Italia, ma appunto non è mai arrivato in Toscana, per la difficoltà che spesso incontrano anche grandi professionisti e personalità nel mercato della distribuzione. I nomi, immagino li conoscerete tutti, sono quelli di Hedy Angelillo, un'attrice straordinaria, nota per le sue fiction, ma anche per il suo curriculum teatrale, e l'altro è Michele La Ginestra. Sono stati gli ultimi protagonisti del Rugantino di Garinè e Giovannini. Lì si sono conosciuti e lì è nato il progetto di questo spettacolo, Radice di Due, che appunto inaugurerà il 5 e 6 novembre il cartellone del Teatro Lumière. E poi a ruota una presenza che per i fiorentini è veramente quasi un amico, che è Alessandro Riccio, il patron del Mese Medicio di Tedavi 98, che qui porterà uno spettacolo in prima nazionale, che quindi debutterà qui, sarà qui a fine novembre, dal 26 al 28 di novembre, con Raphael, il signore della magia, in cui lui appunto riuscirà a trasmettere tutte le sue doti istrioniche, ma anche qualcosa in più perché appunto di grandi illusioni stiamo parlando. A ruota una cosa che mi riguarda direttamente, un successo della scorsa stagione teatrale che mi ha visto coinvolto, sono Le sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Dopo 3 esauriti a Firenze al Teatro Puccini, lo riportiamo al Teatro Nuovo Lumière, che se è vero che riapre quest'anno, in realtà già l'anno scorso esisteva e in questo palcoscenico è nato lo spettacolo. Qui abbiamo fatto le prove e quindi è veramente un ritorno a casa, che penso sarà gradito dal nostro pubblico e da me sicuramente. E comunque in scena con me ci sono due straordinarie attrici, signore del teatro fiorentino e italiano, e sono Manuelita Bailon e Adelaide Foti. A dicembre, l'11 e il 12 dicembre, il pranzo di Natale con Demetra Di Bartolomeo e poi a gennaio un grande amico, Maurizio Lombardi, attore che viene da Ugo Chiti, da Arca Azzurra, che ha lavorato con l'Avia, con le più grandi compagnie nazionali, ritaglia uno spazio in tutti i suoi impegni artistici per venire qua e portare uno spettacolo straordinario che si chiama No Party 2011. Poi sempre Alessandro Riccio tornerà in scena a gennaio con Il gusto dell'opera, uno spettacolo che ha già un successo, una sua storia rinnovato. Lo vedremo il 28 e 29 gennaio sul Melodramma, dove Alessandro vestirà diversi ruoli in un gioco di trasformazione degno di Arturo Brachetti. L'11 e 12 febbraio un'altra grande attrice fiorentina, Silvia Paoli, che solo per dare l'idea in questo momento è in tournée con Paolo Rossi, anche lei nella tournée con Paolo Rossi si ritaglierà uno spazio per venire a fare qua un suo spettacolo su una insegnante d'asilo precaria, uno spettacolo comico ma che ha anche tanti risvolti sociali e attuali. Lo spettacolo si intitola Livia e lo vedremo appunto a febbraio. A seguire due partite di Cristina Comencini, della compagnia Cenacolo dei Giovani, a cui Cristina Comencini stesso ha collaborato.
Poi dopo un altro amico, Andrea Muzzi, debutterà qua con Non ho parole, sempre a marzo, in questo caso l'11 e il 12, seguito da Marco Zannoni e Leonardo Brizzi, con un Pinocchio straordinario. Il Pinocchio Cia 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 è un Pinocchio anni 50 in chiave di rivista, molto 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 divertente, assolutamente da vedere. E infine Alessandro Benvenuti chiuderà la stagione il 9 aprile con Me Medesimo. Altri due appuntamenti per il giorno della memoria, giovedì 27 gennaio con Il peso dell'aria di Mirko De Martino e la mia regia. E per la festa della donna, che quest'anno coincide anche con l'ultimo di Carnevale, martedì 8 marzo, un'attrice che non ha bisogno di presentazioni, una star del cinema e del teatro, Carlina Torta, con un nuovo spettacolo al quale collaborerò come regista, che si chiama Torta al cioccolato. Questi sono gli ingredienti della nostra stagione. Noi vi aspettiamo qua per conoscerci, per emozionarci insieme, per condividere insieme un cammino che nasce in salita, ma che avrà un grande avvenire, un grande futuro davanti.